qual è il linguaggio che il mondo della scuola deve provare ad avere per avvicinare i giovani al ricordo e alla memoria di ciò che è stato? La giornata della memoria ci mette ovviamente ogni volta di fronte a questa problematica, a questa domanda: come facciamo ad avvicinarci ai giovani di oggi affinché questa giornata possa veramente fondare quella che è l'umanità del domani? Questo è vero, cerchiamo un linguaggio giusto, questi canali multimediali che oggi fanno parte della vita dei nostri ragazzi e ragazze, e lo abbiamo visto nella presentazione dei lavori di oggi fatti dalle scuole che sono risultate vincitrici di questo concorso dedicato appunto alla giornata della memoria, che fanno vedere come oggi questi ragazzi sanno interpretare il giorno della memoria e i valori che porta, proprio contestualizzandosi nel mondo di oggi, quindi con tutte quelle che sono le difficoltà, i venti di guerra che ancora sentiamo. Ecco, questo è l'aspetto più bello e più importante del nostro lavoro, il lavoro della scuola.
Perché oggi forse più che mai è importante avere memoria storica di ciò che è stato? Guardi, il leitmotiv di tutte le 20 e più giorni della memoria che ci sono stati dalla promulgazione della legge, il leitmotiv, dicevo, era mai più. Beh, purtroppo si è ripetuto. Quindi dire mai più è una bella cosa, ma bisogna che sia fatta con convincimento, perché come vedete le cose si sono riprodotte, non nella stessa entità, per fortuna, però con un livello di crudeltà paragonabile. E vogliamo evitare che questo riavvenga, per cui ricordare in maniera positiva serve. E questo è il messaggio che io vorrei lasciare agli altri, presso giovani, meno giovani, a tutti. Evitiamo di ricaderci ancora un'altra volta e poi un'altra volta e poi un'altra volta ancora. Benissimo, grazie mille.